calmi tutti, perché so che stavate aspettando questo video più di qualsiasi altra cosa. Io sto aspettando il mio transfer che mi porterà al palazzetto, e quindi andate a iscrivervi perché l'obiettivo è 20.000 iscritti entro la fine dell'estate. Sigla. Ma sei pazzo? Taxi. Ma sei tu il mio transfer? Sono il transfer. Ma benissimo! Sono partito di fretta e furia per andare a Legnano a giocare la partita di addio alla pallacanestro tra Tommy Marino e Bruno Cerella, partita in cui mi sono divertito un sacco e di cui parleremo dopo. Vi avviso già che ci sarà un pippone alla fine del video in cui vi dirò quello che penso, ma la cosa più bella, come vedete da questa clip ma da mille altre clip, è che il palazzetto era pieno e tutto l'incasso è stato devoluto in beneficenza per la loro associazione, ovvero Slam Dunk. Quindi procediamo con le presentazioni. Per il team Bruno, dall'alto a sinistra, Mitchell Watt, Dada Pascolo, Brian Sacchetti, Valerio Mazzola, quel bel ragazzo, Paul Biliga, Eric Lombardi, Albano Chiarastella e Nicolo De Vico. Dal basso, sempre a sinistra, Andrea Amato, Rodrigo Palacio, signori, il capitano, e poi Gazzoli e Cash. Squadra capitanata da... Per il team Tommy, invece, sempre dall'alto a sinistra, Linton Johnson, Seba Pugliesi, Massi Fella, Valentina Vignali, Menna, Simo, Udano, Ale Della Giusta, Visco, che in realtà sarei io, il nostro capitano Tommy, Andrea Pecchia, Marco Planezio, Ilma, personaggio storico, Guaro, Tommaso Guariglia, e dal basso invece Yakidale e Javan, Javan ragazzo d'oro. Squadra capitanata da Tommaso Marino. Tempo di scaldarsi un attimo, fare due tiri, ed è subito tempo di palla 2 vinta dal team Bruno, palla tra le mani di Andrea Amato. Parte carico il team Tommy con Udano che fa questa azione atletica incredibile, Linton Johnson ruba la palla, va a schiacciare, anzi no, ha mollato, pazienza. È tempo di Visco per entrare in campo, cambia Ale Della Giusta, un saluto a quel bel ragazzo di Valerio, ed è tutto pronto per giocare. Preparazione delle tattiche, Visco chiede a Tommy, stai tu su Palacio, ma cosa pensa di essere all'Inter? Finisce su Gazzoli, spoiler, Gazzo in giornata clamorosa era carichissimo, infatti subito la palla a lui, si gira, palleggia, resta e tiro, ah no, scusate, ho sbagliato la partita. Intanto corre il team Tommy, palla Tommy Marino, alley-oop a tutto campo, ma sono completamente pazzi, ma è una partita di beneficenza ragazzi, prima di Serie A. Intanto palla a Visco, ma questo passa pure la palla, non ha mai fatto un passaggio in vita sua, intanto la stoppata a Gazzoli, la faccia brutta, ma poi chiede scusa immediatamente. Valentina, sei pazza? Rodrigo Palacio, la transizione, palla a Biliga, schiacciata, incredibile, ma poi i ragazzi schiacciano tutto quanto, la stoppata di Lombardi su Visconti. Intanto il team Tommy continua a giocare bene con questa tripla dei Guaro. Prova anche Visco da tre punti, Sdang come al solito. Finisce il primo quarto, più 7 per il team Bruno. Inizia il secondo quarto, subito un fallo fischiato su Bruno, ci sta, tutelato, era la sua festa. Ma come sapete la palla non mente ed è subito errore. Intanto palla di nuovo a Visco, assist! Ma siamo pazzi? Ilma non sbaglia mai e ringrazia, giustamente, lo sa che non è una cosa scontata. Valerio fade away, non lo sbaglia dall'87, spoiler, è nato nell'87. Tommy prova il tiro dopo un inizio di partita così così e lo segna. Adesso è finita ragazzi, è finita. Entra Yakidale carico come una mina e mi carico anche io con questa penetrazione con schiacciata. Non entravo nell'area dal 98, vale la stessa cosa di Mazzola. Intanto partita ad altissimo ritmo, contropiedi su contropiedi, prima De Vico, poi Amato la passa a Paul. Ma cosa fai, pazzo? Ma come ha segnato questo qua? Dai, imbarazzante. Intanto Visco, Valerio non lo mar, ma cosa fai? Mi battezzi? Ma sei pazzo? Ma sei completamente fuori di testa? Staccati Guaro, staccati. Intanto vado, do una pacca a Yaki che servirà in futuro, lo vedrete presto. Rimbalzone, Gazzoli attacca Rodrigo Palacio, io dico tra me e me, ma sto marcando davvero Palacio? Infatti sul ribaltamento rimango sverniciato e Palacio mi mette due punti in faccia e mi dice anche stai zitto. Intanto Yaki, come vi dicevo, fuori di testa,
fallo e canestro, fallo non fischiato, polemica per tutti, io giustamente mi congratulo, fortunatamente c'era Aguaro a proteggerlo. Io qua inizio il terzo quarto sgravando un po', Vale, ti chiedo scusa perché non so che cosa è successo, e mi carico assolutamente. Ilma continua a segnare tutti i canestri, più tre per noi, e anche Tommy, come vi dicevo, si è scaldato e inizia a distribuire assist al Guaro, che anche lui fuori di testa. È stata una partita di serie A. Tommy ancora assist no look per Plane, che con questo reverse incredibile, una delicatezza. Però la verità è che c'erano anche gli avversari, due punti per Mitchell Watt, assist di Guaro, tiro di destro, ma sono impazzito pure io, ma tutti pazzi oggi. Intanto Massi Fella, prendo rimbalzo Guaro e Guaro ne mette un'altra. Il team Tommy non sbaglia mai. Un altro assist, ma ragazzi, quanti assist ho fatto? Linton Johnson da due punti ed è parità, 82 pari a 5 minuti dal termine, anzi 6. Metto un'altra tripla, anche io, in cas completo, d'estate sono veramente forte. Schiacciata, ma videomaker, che disastro hai fatto, ma prendila tutta, no? Assist su assist, Linton la schiaccia, anzi no, di nuovo appoggio, e siamo alla fine della partita. Più 3 team Tommy. Palla ad Andrea Amato, Tommy chiama il fallo, dice facciamo fallo, due tiri, Amato tira! Ma come è entrata sta palla, sei imbarazzante, però intanto siamo pari e mancano 7 secondi dalla fine. Intanto festeggiate, giusto che sia così, siamo qui per divertirci, giusto divertirsi. Intanto fallo per aver l'ultimo tiro, fallo più 1 per il team Tommy. L'ultimo tiro lo prende Bruno e lo sbaglia, facendo vincere a me la prima partita del 2024 e il derby a Tommy Marino. Siamo campioni, siamo proprio noi i campioni di Legnano. Eccoci qua. Tanto abbracci, è giusto che sia così. Buongiorno ragazzi. Colazione con vista, ieri è stato stupendo. Mi sono allenato la mattina. Partita ieri la sera, super emozionante, super bella. Seconda partita ieri sera, ma quello no spoiler. E si parte, già sono le 8 del mattino, e si riparte subito per tornare a Bologna. E come vi avevo promesso, è arrivato il momento del pippone. Adesso che è passato anche del tempo, ci ho ragionato su, è stata una giornata molto particolare e quindi andrò per punti. Potrei parlarvi del rapporto che ho con Bruno e con Tommy, perché alla fine tutto questo è stato creato per la fine della carriera di loro due, ma la verità è che, come ho detto anche a Tommy in spogliatoio, io con loro non ho mai avuto un rapporto strettissimo. Voglio dire, ci conoscevamo. Con Bruno, per dire, il mio unico rapporto è la prima foto, la primissima foto che ho su Instagram, che è questa qui che ho pubblicato con lui. Però per farvi capire la persona incredibile che è, seppur non avessimo un rapporto strettissimo, lui è stata la prima persona che, quando ho pubblicato il mio primo vlog qua su YouTube, senza che io gli chiedessi niente, mi ha fatto i complimenti per quello che stavo facendo e mi ha dato dei consigli mandandomi 6 audio da un minuto, cosa che io ho apprezzato tantissimo, e fa capire veramente, quando dico una persona speciale, che cosa vuol dire. Con Tommy invece abbiamo giocato contro molte volte, ma non siamo mai stati compagni di squadra come con Bruno, quindi è normale che io mi sia emozionato per quel contesto lì, ma non ero legato in prima persona. Per me, parlando egoisticamente, è stato un evento speciale perché ho avuto l'opportunità di giocare in campo con tantissimi miei amici, persone con cui non ho mai giocato, personaggi anche incredibili. A proposito, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa. Più naturale possibile. Dimmi. Io ho bisogno di inventare una pillola, qualsiasi cosa, anche in meccanica, che ci faccia diventare pronti per la preparazione atletica con un aspetto di vita. Non esiste. Ma no, allora, anzitutto impara a riprenderti, dottore. Così. Così. Esatto, così siamo nell'inquadratura. È la prima volta. Allora, secondo me gli hamburger di Mocio è questo, sono la cosa migliore da mangiare. Però io voglio essere in forma senza correre. Ci lavoriamo, ci possiamo lavorare. Ci possiamo lavorare. Grazie, un panino. Alla salute. Benissimo. Senza contare che tutto
tutte le cose dell'evento sono state create, ve lo giuro, in maniera perfetta. Cioè, l'ospitalità super, è stato tutto quanto stupendo. Ma la cosa più particolare che io voglio farvi notare, una cosa che dovrebbe far aprire gli occhi, è che per una partita di addio di due giocatori a giugno con 40 gradi a Legnano, quindi neanche in una piazza di una squadra, ok, Legnano ha avuto la squadra di Serie 2 per tantissimi anni, però non è una piazza storica per la pallacanestro. Il palazzetto era pieno. E questo secondo me è dovuto da tantissime cose, è dovuto dalla comunicazione perfetta di Tommy, dalle belle persone che sono sia Tommy che Bruno, il loro modo di comunicare, tutte le cose che hanno fatto anche al di fuori del campo. Onestamente io adesso non esagero, praticamente tutti i ragazzi presenti alla partita avevano la maglietta di Tommy. E questo, secondo me, può far aprire gli occhi sotto tantissimi punti di vista, ovvero che un ragazzo che ha giocato tantissimi anni in Serie A2, ha giocato ad alto livello, ha trasmesso la sua passione a migliaia di ragazzi, e questi ragazzi tramite la comunicazione, tramite i suoi video, tramite le storie su Instagram, sono venuti a giugno con 40 gradi a vedere la sua partita d'addio. E questo non nascondo, c'erano più persone che in alcuni palazzetti di Serie A, e questo secondo me vuol dire tantissimo, vuol dire che dobbiamo aprire gli occhi, che magari comunicare un po' di più non è una cosa negativa, ma è qualcosa che può fare davvero bene al movimento, che può fare bene ai cuori, perché vedere così tanti ragazzi felici. Un'altra cosa che ho detto a Tommy in spogliatoio e che è stata speciale per me è stata giocare in un campo da pallacanestro dopo la stagione che è stata con Valerio, entrambi col sorriso, entrambi divertendoci. È stato un evento che ha fatto del bene alla pallacanestro, ha fatto del bene ai giocatori, ha fatto del bene ai ragazzi che lo seguono, ha fatto del bene a Tommy e Bruno, che obiettivamente un affetto così non può non far piacere. E quindi è stata una mossa azzeccatissima, sono stati bravissimi, io gli faccio ancora i complimenti e li ringrazio per avermi coinvolto in tutto questo, perché ripeto, non era una cosa scontata, appunto per il rapporto che avevamo, sì, ok, ci conoscevamo, ma essere invitato ad un evento del genere fa senz'altro che piacere. E quindi ragazzi, apriamo gli occhi tutti quanti, proviamo a capire chi vuole comunicare, chi ha la voglia di comunicare, chi è bravo nel farlo, chi si diverte nel farlo, perché questo può fare senz'altro bene al movimento. Ragazzi, io adesso mi prendo una pausa, non so ancora dove finirò a giocare la prossima stagione, ma è giusto che mi prenda un po' di ferie, mi sto continuando ad allenare e quindi probabilmente usciranno dei video, proverò a fare dei video, ma non vi assicuro assolutamente niente, anche perché adesso ho bisogno di staccare definitivamente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!